annunciato con voce molto chiara. Ciascuno di noi può essere tentato dall'incredulità di Tommaso. Eppure, ha detto il Papa, ci è utile e preziosa perché ci aiuta a purificare ogni falsa concezione di Dio e ci conduce a scoprirne il volto autentico, cioè il volto di un Dio che in Cristo si è caricato delle piaghe dell'umanità ferita. E il Papa oggi ancora una volta è qui, su questo sagrato, su questa piazza, a confermare i fratelli. E tra i fratelli che oggi sono venuti per essere confermati nella fede ci sono i fedeli con i loro vescovi delle diocesi della Basilicata, qui convenuti proprio in occasione della visita ad Allimina dei vescovi. Ci sono molti giovani e adolescenti provenienti dall'arcidiocesi di Milano. Ci sono numerosi sacerdoti della diocesi di Bergamo, tutti qui raccolti in attesa della parola e della benedizione del Papa. E tornando ancora alle piaghe gloriose di Cristo, il Papa ha detto nel suo messaggio al mondo: attraverso queste piaghe di Cristo risorto possiamo vedere questi mali che affliggono l'umanità con occhi di speranza. Risorgendo, il Signore non ha tolto la sofferenza e il male dal mondo, ma li ha vinti alla radice con la sovrabbondanza della sua grazia. Vediamo la piazza che è ancora come un giardino, un po' come l'abbiamo vista domenica durante la celebrazione della messa presieduta dal Papa e poi durante la lettura del messaggio e la benedizione Urbi et Orbi alla città di Roma e al mondo intero. Migliaia e migliaia di fiori ornano anche queste pietre, questo sagrato, e gridano al mondo la gioia pasquale. Cristo è risorto, le sue piaghe sono piaghe gloriose.
Il Santo Padre intanto raggiunge la cattedra dalla quale rivolgerà la sua parola, la sua catechesi. Ci prepariamo ad ascoltare la parola del Papa. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e ricevere la sua benedizione. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Cari fratelli e sorelle, ci ritroviamo quest'oggi dopo le solenne celebrazioni della Pasqua e grazie per la vostra presenza così numerosa e per il bel sole che il Signore ci dà. Allora ci troviamo per il consueto incontro del mercoledì ed è mio desiderio anzitutto rinnovare a ciascuno di voi i più fervidi voti augurali. Nella veglia pasquale è risuonato questo annuncio: il Signore è davvero risorto, alleluia! Ora è Lui stesso a parlarci: non morirò, resterò in vita. E ai peccatori dice: ricevete la remissione dei peccati, sono io infatti la vostra remissione. E a tutti finalmente ripete: sono io la Pasqua della salvezza, l'agnello immolato per voi, io il vostro riscatto, io la vostra vita, io la vostra risurrezione, io la vostra luce, io la vostra salvezza, io il vostro Re, io vi mostrerò il Padre. Così ha scritto un scrittore del secondo secolo, Melitone de Sardi, interpretando realmente le parole e il pensiero del risorto. In questi giorni la liturgia ricorda diversi incontri che Gesù ebbe dopo la risurrezione con Maria Maddalena e le altre donne andate al sepolcro di buon mattino, il giorno dopo il sabato, con gli apostoli riuniti increduli nel cenacolo, con Tommaso ed altri discepoli. Queste diverse sue apparizioni costituiscono anche per noi un invito ad approfondire il fondamentale messaggio della Pasqua, ci stimola a ripercorrere l'itinerario spirituale di quanti hanno incontrato Cristo e lo hanno riconosciuto in quei primi giorni dopo gli eventi pasquali. L'Evangelista Giovanni narra che Pietro e lui stesso, udita la notizia data da Maria Maddalena, erano corsi quasi a gara verso il sepolcro. I padri della Chiesa hanno visto in questo loro rapido affrettarsi verso la tomba vuota un'esortazione a quell'unica competizione legittima tra credenti, la gara nella ricerca di Cristo. E che dire di Maria Maddalena? Piangente resta accanto alla tomba vuota, con l'unico desiderio di sapere dove abbiano portato il suo maestro. Lo ritrova e lo riconosce quando viene da lui chiamata per nome. Anche noi
Se cerchiamo il Signore con animo semplice e sincero, lo incontreremo. Anzi, sarà Lui stesso a venirci incontro. Si farà riconoscere, ci chiamerà per nome, ci farà cioè entrare nell'intimità del suo amore. Quest'oggi, mercoledì fra l'ottava di Pasqua, la liturgia ci fa meditare su un altro singolare incontro del risorto, quello con i due discepoli di Emmaus. Mentre sconsolati per la morte del loro maestro, ritornavano a casa. Il Signore si fece il loro compagno di cammino senza che essi lo riconoscessero. Le sue parole, a commento delle scritture che lo riguardavano, resero ardenti i cuori dei due discepoli, che giunti a destinazione gli chiesero di restare con loro. Quando alla fine egli prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, i loro occhi si aprirono, ma in quello stesso istante Gesù si sottrasse alla loro vista. Lo riconobbero dunque quando egli scomparve. Commentando questo episodio evangelico, Sant'Agostino osserva: Gesù spezza il pane, lo riconoscono. Allora noi non diciamo più che non conosciamo Cristo. Se crediamo, lo conosciamo. Anzi, se crediamo, lo abbiamo. Avevano Cristo alla loro tavola, noi lo abbiamo nella nostra anima. E conclude: avere Cristo nel proprio cuore è molto di più che averlo nella propria dimora. Infatti, il nostro cuore è più intimo a noi che la nostra casa. E cerchiamo realmente che portiamo Gesù nel cuore. Nel prologo degli Atti degli Apostoli, San Luca afferma che il Signore risorto si mostrò agli Apostoli vivo dopo la sua passione con molte prove, apparendo loro per 40 giorni. Occorre capire bene. Quando l'autore sacro dice che si mostrò vivo, non vuol dire che Gesù fece ritorno alla vita di prima come Lazzaro. La Pasqua che noi celebriamo, osserva San Bernardo, significa passaggio e non ritorno, perché Gesù non è tornato nella situazione precedente, ma, come dice San Bernardo, ha varcato una frontiera verso una condizione nuova, una condizione più gloriosa e definitiva. E per questo ora Cristo è veramente passato a una vita nuova. A Maria Maddalena il Signore aveva detto: non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre. Un'espressione che ci sorprende, soprattutto se confrontata con quanto invece avviene con l'incredulo Tommaso. Lì, nel cenacolo, fu il risorto stesso a presentare le mani e il costato all'Apostolo perché li toccasse, e da questo traesse la certezza che era proprio lui. In realtà i due episodi non sono in contrasto, al contrario, l'uno aiuta a comprendere l'altro. Maria Maddalena vorrebbe riavere il suo maestro come prima, ritenendo la croce un drammatico ricordo da dimenticare. Ormai però non c'è più posto per un riporto con il risorto che sia meramente umano. Per incontrarlo
non bisogna tornare indietro, ma porsi in modo nuovo, in una relazione nuova con Lui. Bisogna andare avanti. Lo sottolinea di nuovo San Bernardo dicendo: Gesù ci invita tutti a questa vita nuova, a questo passaggio. Noi non vedremo il Cristo voltandoci indietro. È ciò che è avvenuto con Tommaso. Gesù gli mostra le sue ferite non per dimenticare la croce, ma per renderla anche nel futuro indimenticabile. È verso il futuro, infatti, che lo sguardo è ormai proiettato. Compito del discepolo è di testimoniare la morte e la risurrezione del suo Maestro e la sua vita nuova. Per questo Gesù invita l'incredulo suo amico a toccarlo. Lo vuole rendere testimone diretto della sua risurrezione. Cari fratelli e sorelle, anche noi, come Maria Maddalena, Tommaso e gli altri apostoli, siamo chiamati ad essere testimoni della morte e risurrezione di Cristo. Non possiamo conservare per noi la grande notizia. Dobbiamo ricarla al mondo intero. Abbiamo visto il Signore. Ci aiuti la Vergine Maria a gustare pienamente la gioia pasquale, perché sostenuti dalla forza dello Spirito Santo diventiamo capaci di diffonderla a nostra volta dovunque viviamo e operiamo. Ancora una volta buona Pasqua a voi tutti. Très Saint-Père, les pèlerins de Langfranc et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia. En ce temps de Pâques, je voudrais redire à chacun mes vœux les plus fervents. Durant ces jours, la liturgie nous rappelle les rencontres que Jésus a faites après sa résurrection. Elle constitue une invitation à parcourir l'itinéraire spirituel de ceux qui ont rencontré le Christ et qui l'ont reconnu dans les jours qui ont suivi l'événement pascal. Pierre et Jean, qui courent au tombeau, nous appellent, comme eux, à chercher le Seigneur avec un cœur simple et sincère. Aujourd'hui, mercredi dans l'octave de Pâques, le récit des disciples d'Emmaüs nous montre le Seigneur cheminant avec ses disciples découragés et se faisant reconnaître à deux dans le partage du pain. Rappelons-nous aussi Marie-Madeleine, à qui le Seigneur avait dit: cesse de me tenir, je ne suis pas encore monté vers le Père. Pour rencontrer le Christ, il ne faut pas regarder en arrière, mais se mettre de manière nouvelle en relation avec lui. Regardons enfin ce qui arriva à Thomas. Jésus lui montre ses blessures, non pour oublier la croix, mais pour la rendre toujours inoubliable. Et Jésus invite l'incrédule à le toucher. Il veut qu'il soit un témoin direct de sa résurrection. Comme Marie-Madeleine, comme Thomas et les autres apôtres, nous sommes appelés à être des témoins de la mort et de la résurrection du Christ. Nous ne pouvons pas garder pour nous cette bonne nouvelle. Je salue cordialement les pèlerins francophones présents ce matin, en particulier les prêtres et les séminaristes du diocèse de Beauvais, avec Monsieur Jeanne, leur évêque, le groupe de confirmants du diocèse de Versailles,
ainsi que les servants de messe du diocèse d'Angers, avec Monseigneur Brugues, leur évêque. Que la Vierge Marie vous aide à goûter la joie pascale pour que, par la force de l'Esprit Saint, vous soyez capable de la répandre là où vous vivez et travaillez. Joyeuse fête de Pâques à tous. Most Holy Father. Dear brothers and sisters, in the Easter octave, the liturgy speaks to us of the appearances of the risen Lord to the disciples. The fathers of the church give us many valuable insights into these stories, which help us to understand more profoundly the great truth of the resurrection. When Peter and John go running to the tomb, each trying to arrive the first, they show us the one form of competition that is legitimate between believers, zeal in the search for Christ. The disciples on the road to Emmaus recognize the Lord because they see him at table with them. We recognize him because we are granted an even more intimate encounter with him. We see him in our hearts. To Mary Magdalene, the Lord says, "Do not touch me, because I have not yet ascended to the Father." This is surprising, since to Thomas, he actually says, "Put your finger here, place your hand in my side." But there's an important difference here. Mary Magdalene wanted to embrace the Lord as if nothing had happened, as if he had returned to the same life that he had lived before. Now, he has passed through death to a new life, and the wounds of his passion are the sign of that definitive victory over death. I greet all the English-speaking visitors present at today's audience, including the groups from Britain and Ireland, Sweden, Australia, and the United States. I extend a special welcome to the newly ordained deacons and the Golden Jubilarians from Ireland. I pray that the risen Lord will fill your hearts with joy and that he will inspire you to proclaim to the world the good news of the Lord's resurrection. Happy Easter to you all. Liebe Brüder und Schwestern, in diesen österlichen Tagen stellt uns die Liturgie verschiedene Begegnungen mit dem auferstandenen Herrn vor Augen. Im Johannesevangelium hören wir von dem Lauf, dem Wettlauf des Apostels Petrus und des Jüngers, den Jesus liebte, zum Grab. Die Kirchenväter sahen darin eine Aufforderung zum Wetteifern der Gläubigen in der Suche nach Christus. Maria von Magdala findet und erkennt den Herrn, als er sie beim Namen ruft. So finden auch wir den Herrn, wenn wir wirklich auf der Suche sind nach ihm. Er selbst kommt uns dann entgegen und gibt sich uns zu erkennen, indem er uns inwendig bei unserem Namen ruft. Schließlich heute die Geschichte von den Jüngern von Emmaus, die verzweifelt von Jerusalem weggehen, mit denen er als Weggefährte geht, den er das Herz brennend macht, indem er die Schrift zu verstehen lehrt und denen er sich beim Brotbrechen zu erkennen gibt. Sie konnten ihn erkennen, sagt Augustinus, weil sie ihn zu Tisch geladen hatten, weil sie ihm ihre Liebe zeigten. Jesus Christus zeigt sich den Seinen als der, der lebt,
Aber er ist nicht einfach in das vorige Leben zurückgekehrt wie Lazarus, in ein Leben, das dann wieder irgendwann mit dem Tod endet, sondern er ist in ein neues, definitives Leben hinübergegangen. Sein Leben, sein neues ist nicht Rückkehr, sondern Übergang, Weg ins Neue. Und das bedeutet, dass auch wir ihn nicht erkennen, indem wir rückwärts gehen, sondern indem wir mit ihm vorwärts gehen. Die neue Beziehung zu ihm suchen, die aus dem Glauben an die Auferstehung kommt. Bei Thomas ist uns dies dargestellt, während Maria Magdalena ihn festzuhalten, ins vorige Leben zurückzunehmen versucht und ihr gesagt wird, du kannst mich nicht festhalten, weil ich nur im Aufstieg zum Vater überhaupt zu berühren bin, reicht er Thomas die Wundmale dar, damit er sieht, dass er als Auferstandene die Wundmale mit sich genommen hat und immerfort unsere Leiden versteht und als Auferstandene sie zu Gott hinträgt. Und so hat Thomas über das menschliche Wiedererkennen hinaus ihn als den erkannt, der eigentlich ist. Mein Herr und mein Gott. Wir bitten darum, dass wir im Glauben in der Liturgie ihn so berühren und dann ihn auch so erkennen. Mein Herr und mein Gott. In österlicher Freude heiße ich alle Pilger und Besucher aus Deutschland, Bayern, Österreich, aus der Schweiz und aus den Niederlanden willkommen. Es sind so viele Gruppen, dass ich nicht anfangen kann, einzelne zu nennen. Aber ihr werdet mir verzeihen, wenn ich drei Gruppen doch besonders nenne, nämlich das Chiemgau-Gymnasium in Traunstein, aus dem ich komme, das Münchner Priesterseminar, über dessen Anwesenheit ich mich besonders freue, und das Salzburger Priesterseminar, das ich immer als nachbarlich und heimatlich empfunden habe. Als Getaufte sind wir alle berufen, Zeugen des Todes und der Auferstehung Christi zu sein und die Botschaft von Ostern in die ganze Welt hinauszutragen. Von Herzen wünsche ich allen eine gnadenvolle Osterzeit. Der auferstehende Herr Jesus Christus erfülle euch mit seiner Freude und seinem Frieden. De devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en este miércoles, después de la Pascua, renuevo a todos mi felicitación pascual. La liturgia de estos días recuerda los diversos encuentros de Jesús después de la resurrección y nos ayuda a profundizar en el significado de la Pascua. Así, sus apariciones nos enseñan que a Cristo se le reconoce cuando Él llama por nombre y entra por iniciativa propia en el corazón de cada uno. Pero este reconocerlo no es volverlo a tener como antes, como si nada hubiera pasado y la cruz no hubiera existido. Cristo no vuelve a la vida anterior, sino que entra en una vida realmente nueva, una vida gloriosa a la cual nos invita. La Pascua es un paso adelante, no un retorno. Por eso, no lo reconoceremos mirando hacia atrás, sino abriéndonos a la presencia nueva de Cristo en lo más íntimo de nuestro ser, en el momento en que se hace pan compartido con nosotros, como ocurrió con los discípulos de Emaús. De este modo gustaremos la alegría de la Pascua y nos haremos gozosos portadores por todo el mundo de esa inefable noticia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española.
En especial al grupo del seminario de Pamplona, a la Agencia para la Reeducación y Reinserción de Madrid, así como a los grupos de las diversas parroquias y colegios de España, y a los demás peregrinos de Argentina y otros países latinoamericanos. Invito a todos a dejar que Cristo resucitado entre en vuestros corazones y nazca así, en cada persona y en el mundo entero, la vida nueva que ha ganado para nosotros. Gracias por vuestra visita y una vez más, felices Pascuas. Amados irmãos e irmãs, as minhas saudações cordiais e votos de felicidades, alegria e paz em Jesus Cristo, nossa Páscoa, aos presentes vindos do Brasil e a todos os peregrinos de língua portuguesa. Grato pela vossa presença, quero encorajar a fé que vos trouxe a Roma, a vossa fé pascal, que ela se traduza em boas obras, dando testemunho de que ressuscitastes com Cristo para uma vida nova como batizados. E que Nossa Senhora seja para todos amparo na fidelidade a Deus e a próximo. Que Deus vos abençoe. Ojcze Święty, z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz zbliżającego się dnia urodzin, pielgrzymi z Polski i Polacy z innych krajów świata pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze życzenia, a także zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów pozdrawiam Polaków. Bardzo dziękuję za świąteczne życzenia i pamięć w modlitwie. Niech dobry Bóg wynagradza wszystkim za życzliwość i wielkoduszność. Serdecznie wam błogosławię. Un breve saluto in croato. Posebno pozdravljam sve hrvatske hodočasnike. Uskrsli gospodin koji je pobjedio smrt i pomirio nas ocem, ukazao se učenicima, učvrstio ih u vjeri i učinio ih svojim svjedocima. Neka njegovo uskrsnuće i ublisnja i vama budu trajni razlog radosti kroz sve dane života. Hvaljen Isus i Marija. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana. Presenti a questa udienza vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano. Fratelli e sorelle, rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto i sacerdoti di Bergamo, i diaconi della Compagnia di Gesù e i seminaristi di Catania.
Su ognuno di voi, cari amici, invoco una copiosa effusione di doni celesti a conferma dei vostri generosi propositi di amore a Cristo e alla Chiesa. Saluto poi i fedeli delle diocesi della Basilicata. Qui convenuti in occasione della visita ad limina dei loro vescovi. Cari fratelli e sorelle, esorto voi tutti a tenere sempre salda la nostra vita sulla roccia dell'indefettibile parola di Dio, per esserne fedeli annunciatori agli uomini del nostro tempo. Le feste pasquali che abbiamo solennemente celebrato vi siano di stimolo ad aderire sempre più al Signore crocifisso e risorto e vi spingano a partecipare con generosità alla missione delle vostre rispettive comunità cristiane. Il mio pensiero va infine ai malati, agli sposi novelli e ai giovani, specialmente ai numerosi adolescenti provenienti dall'Arcidiocesi di Milano. Cari giovani amici, anche a voi, come ai primi discepoli Cristo risorti, ripete: come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi, ricevete lo Spirito Santo. Rispondeteli con gioia e con amore, grati per l'immenso dono della fede, e sarete ovunque autentici testimoni della sua gioia e della sua pace. Per voi, cari malati, la risurrezione di Cristo sia fonte inesauribile di conforto, di consolazione e di speranza. E voi, cari sposi novelli, rendete operante la presenza del risorto nella vostra famiglia con la quotidiana preghiera che alimenti il vostro amore coniugale. Pater noster, qui est in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Sul sagrato della Basilica Vaticana anche l'udienza di questo mercoledì dell'ottava della Pasqua.
abbiamo visto e possiamo vedere dalle immagini, mi rivolgo a coloro che hanno la gioia di poter vedere oltre che ascoltare, che sentire, ma quanti stanno seguendo tramite la radio possono immaginare. Qui c'è una piazza gremita, gremita di pellegrini, ma dobbiamo dire oggi in modo particolare gremita di adolescenti e di giovani, soprattutto di quegli adolescenti e giovani che, provenienti dall'arcidiocesi di Milano, sono venuti per la loro professione di fede. A loro il Papa in modo particolare si è rivolto con quelle belle parole: anche voi, come ai primi discepoli, Cristo risorto ripete: come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi, ricevete lo Spirito Santo. Sono le parole del risorto la sera di Pasqua, là nel Cenacolo. E il Papa ha continuato: anche voi rispondeteli con gioia e con amore. Grati, ha detto il Papa, per l'immenso dono della fede, e sarete in questo modo ovunque autentici testimoni sia della sua gioia come pure della sua pace. Gioia e pace. Scrive meglio Giovanni, che i discepoli, quando videro il Signore risorto, provarono una grandissima gioia. Videro le sue piaghe gloriose, mancava quella sera Tommaso, ma essi provarono una grandissima gioia. È la gioia del risorto che dirà: pace a voi. Ecco allora la pace del risorto agli adolescenti, ai giovani, ma anche a tutti noi che siamo raccolti qui su questo grande sagrato della Basilica. Il Papa dice: siate testimoni della gioia e della pace del risorto. E allora, amici in ascolto, con queste parole del Papa, con questo augurio, viviamo i giorni dell'ottava della Pasqua. Io vorrei ricordare qualche altro appuntamento per noi. Avremo venerdì la diretta a partire dalle ore 16 dall'Aula del Sinodo per la presentazione del libro scritto da Papa Benedetto, Gesù di Nazareth. Relatore sarà, o meglio, colui che animerà questa tavola rotonda sarà il direttore della sala stampa della Santa Sede, padre Federico Lombardi. Mentre invece sabato avremo, a partire dalle ore 15, da Torino, la beatificazione di Luigi Boccardo. Presiederà l'Eucarestia nella parrocchia del Santo Volto l'arcivescovo di Torino, il cardinale Severino Poletto. E poi domenica avremo al mattino alle ore 10 la Santa Messa in occasione dell'ottantesimo genitliaco di Papa Benedetto, e la Santa Messa sarà presieduta dallo stesso Pontefice qui sul Sagrato della Basilica, mentre invece nel pomeriggio alle ore 17 da Castellammare di Stabia, provincia di Napoli, avremo un'altra beatificazione, sempre in diretta. Sono doni che il Signore ci offre per farci sentire da vicino la sua Chiesa, ma anche la sua risurrezione. Domenica ottava della Pasqua e domenica della Divina Misericordia, anche noi avremo modo di essere con Gesù misericordioso e con Santa Faustina Kowalska, che del Gesù, o Gesù fantobi e Gesù confido in te, ha fatto un pochino il motivo principale della sua vita. Amici, da Piazza San Pietro è tutto.
linea allo studio.